Giulietto Chiesa per PandoraTV.it. Si è tenuto sabato a Firenze il quarto coordinamento nazionale del comitato No Guerra No NATO, CNGNN, per chi non ci conosce. Siamo in azione ormai da 2 anni e abbiamo raggiunto, superato circa 30.000 firme di persone che, come noi, pensano che si debba uscire dalla NATO e viceversa, che la NATO deve uscire dall'Italia. Non è una brutta cifra, è qualche cosa, è il risultato di un lavoro collettivo, che però significa molto semplicemente che stiamo svuotando il mare con un secchiello, come quelli dei bambini. Ovviamente c'è un immenso lavoro da fare, perché la gran parte degli italiani, non per colpa loro, non sanno che noi siamo alleati nella NATO, non sanno come significa, che cosa significa la NATO, a quali pericoli ci sottopone essere membri della NATO. Adesso ne parlerò fra un minuto. Non sanno neanche che la NATO ci costa 60 milioni di euro al giorno, che contribuisce a rovinare notevolmente le nostre vite collettive. Ma adesso comincia una nuova fase, abbiamo discusso, una fase più interessante, più importante. L'attuale governo Gentiloni rifiuta di attuare il trattato di non proliferazione nucleare che pure l'Italia, cioè noi italiani, abbiamo firmato nel 1969 e abbiamo ratificato nel 1975, cioè noi italiani non rispettiamo un accordo che abbiamo firmato. Cosa dice questo accordo? Ci dice che noi italiani ci impegniamo a non ricevere da chi che sia armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, né il controllo su tali armi, direttamente o indirettamente. Quindi in Italia non ci devono essere armi nucleari. È una legge internazionale che è diventata legge dello Stato italiano, ma il governo italiano, nonostante il fatto che abbiamo firmato come italiani e come Italia, non mantiene la parola. Perché? Ma perché il padrone non vuole. E il padrone sono gli Stati Uniti d'America, che sono il nostro alleato, ma sul quale noi non possiamo influire, perché non ci sta a sentire, anzi al contrario. Se proviamo a disobbedire, sbatte il pugno sul tavolo e ci dice dovete. E noi siamo come una colonia americana e quindi obbediamo al padrone. Peraltro l'Italia non aderisce neanche al trattato sulla proibizione delle armi nucleari, che è stato firmato da 122 paesi, è stato approvato dall'Assemblea Generale dell'ONU e ha preso proprio in questi giorni il premio Nobel per la pace. È un premio simbolico, naturalmente, cioè non conta niente, ma noi, di nuovo, anche se non conta niente, obbediamo al padrone che non lo vuole. Solo che adesso succede una cosa un po' sgradevole, sta succedendo, e cioè che le circa 60 bombe che noi nucleari che noi abbiamo sul nostro territorio stanno diventando sempre più pericolose. Prima si chiamavano B61, adesso le hanno rinominate, sono diventate B61-12 e hanno una caratteristica nuova, che diventano dei missili che saranno attaccati sotto la pancia, anzi sotto le ali degli F-35, e serviranno per sparare a distanza le bombe atomiche sul territorio nemico, cioè sul territorio russo. Un po' pericoloso, perché questa modernizzazione, come la chiamano loro, che costa una valanga di soldi, che pagheremo noi, ci rende anche bersaglio dei missili russi, evidentemente, perché i russi ci guardano e pensano che noi siamo una minaccia. Allora, noi del CNGNN abbiamo deciso di fare tutti insieme la nostra campagna elettorale. Voi sapete che noi in primavera voteremo per un nuovo Parlamento. Da quello che si capisce sarà peggio del precedente, perché le notizie di ieri dicono che è stato già approvato un progetto che lo renderà ancora più incostituzionale dell'Italicum, anzi l'hanno chiamato Rosatellum, per prenderci per i fondelli naturalmente. Questo
questo nuovo Parlamento sarà eletto con criteri ancora più scorretti, ancora più antidemocratici del precedente, perché si sono messi d'accordo quasi tutti, devo dire qui, devo dare atto che il Movimento 5 Stelle ha detto che è un grande pasticcio e ha votato contro. Bene, bene, vedremo come va a finire, già un passo avanti. Ma il problema non è questo. Che cosa facciamo noi? Noi, io che parlo, voi che state a sentire quello che dico. Noi andremo a intervistare con le telecamere, con i nostri telefonini, i candidati di tutti i partiti, senza eccezione alcuna. E andremo lì, quando dico andremo, dico che lo farò io, ma vorrei che lo faceste anche voi, singolarmente. Quando vanno a fare i comizi, non so, quando vanno a parlare con la gente, gli si avvicina, gli mette il telefonino davanti e gli dice: ma lei le vuole mantenere le bombe atomiche in Italia in violazione del trattato per la non proliferazione delle armi nucleari? Domanda numero uno. Ma lei le vuole tenere? Quando andrà in Parlamento, se ci andrà, lei voterà per tenerle oppure no? Sì o no? E la seconda domanda è: ma lei è per l'eliminazione delle armi nucleari in assoluto? Sì o no? Domanda semplice, sì o no? Se ecco, sentiremo le loro risposte e poi pubblicheremo le loro facce con i loro nomi, indicando, se hanno risposto sì a entrambe le domande, di non votarli. Ecco, sarà un bel modo per partecipare alla campagna elettorale. Così faremo un'informazione, diremo chi sono queste persone e capiremo chi sono anche queste persone. Quindi la mia proposta è questa: mandate a Pandora TV i vostri filmati, fatene tanti, sarà molto importante sapere come reagiscono quei nuovi deputati. E noi pubblicheremo tutte quelle facce, tutti quei nomi, e in cambio a ciascuno di quelli che ci manderà un'intervista fatta bene, comunque dove si sentono bene le risposte sì o no, e dove si vedono bene le facce, noi vi regaleremo per ciascun filmato di un deputato, senatore, potenziale intervistato, vi manderemo una maglietta di pandoratv.it. Gratis. Avrete contribuito alla democrazia del nostro paese. Giulietto Chiesa per pandoratv.it.